Eleonora Pedron Max è sempre stato molto impegnato. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi, Eleonora Pedron ha parlato del suo rapporto con i figli e di quello di questi ultimi col padre. Max Biaggi è sempre stato un bravo papà, ma i continui impegni lo hanno anche portato a volte a stare molto lontano da casa quando stavano insieme. Per questo motivo, spiega la Pedron, lei si è dovuta spesso imporre con i propri figli, assumendo il ruolo 501 padre e madre contemporaneamente. L'ex Miss Italia, infatti, è adesso il vero e unico punto di riferimento per i suoi figli che, col tempo, si sono anche abituati all'assenza del padre. Eleonora Pedron parla di Max Biaggi: sono stata il punto di riferimento dei miei figli. Max è sempre stato molto impegnato e io sono stata bene o male, mio malgrado, il loro punto di riferimento più importante solo perché maggiormente presente, ha dichiarato la Pedron. Nello stesso articolo di Oggi, poi, la showgirl ha anche aggiunto: i bambini si sono abituati all'assenza del padre e forse questo li ha anche agevolati nella nostra separazione, perché non vivevano la classica famiglia tradizionale dove il papà alla sera c'è sempre. Punto a scanso di equivoci. Però, Eleonora Pedron ha comunque voluto ribadire una cosa: i bimbi hanno un papà che fa il suo dovere nel migliore dei modi. Max Biaggi: i rapporti con Eleonora Pedron dopo l'incidente. L'incidente che ha messo Max Biaggi in pericolo di vita l'anno scorso è stato definito da Eleonora Pedron un evento drammatico. Loro due non stavano più insieme, ma l'idea che i suoi figli potessero perdere il padre l'ha comunque molto provata. Lei e Max, sia prima che dopo l'incidente, sono infatti rimasti in ottimi rapporti dopo la separazione. È sempre la madre dei miei figli, aveva detto lui a Verissimo. Il rapporto è buono, molto civile.